le sfide dell'innovazione 2014-2020, il modello PEI, partenariato europeo per l'innovazione, come strumento per affrontare programmi di sviluppo importanti come la sostenibilità dell'agricoltura, l'aggregazione degli agricoltori e il risparmio delle risorse naturali ed economiche a disposizione. In Italia le strutture di ricerca esistono, sono competenti, sono diversificate, hanno anche diverse anime, parliamo dell'università, del CNR, degli enti del Ministero, e enti che hanno tutti una caratteristiche ed anche contenuti di attività diversi, con eccellenze importanti, lo ha anche testimoniato il recente ciclo di valutazione della ricerca promosso dall'ANVUR. L'unico forse aspetto che in un momento di crisi deve essere maggiormente curato è proprio il coordinamento, quindi in questo senso diciamo una cabina di regia che forse riguarda più le istituzioni, i ministeri, le regioni e invece per quanto riguarda le strutture di ricerca più rete, più lavoro comune, più progetti condivisi, ma anche una maggiore chiarezza sui compiti, sugli ambiti, sulle specializzazioni da mettere in gioco. Ecco, questo sicuramente sarebbe una soluzione anche in una fase in cui i finanziamenti si sono ridotti e quindi la ricerca soffre anche un po' di questo disagio, di carenza di fondi. Il partenariato europeo per l'innovazione, quindi il PEI, è uno degli strumenti più interessanti che viene messo in campo dalla nuova programmazione comunitaria. Attraverso il regolamento dello sviluppo rurale il PEI viene declinato come uno degli strumenti che possono mettere in campo delle forme di aggregazione, di associazione, che sono i gruppi operativi, che sono deputati a trasferire l'innovazione e la conoscenza alle aziende agricole e ai sistemi produttivi agricoli territoriali. Di tutto questo si è parlato nella sesta giornata di Fiera del Levante a Bari, nel convegno moderato dal giornalista Rai Attilio Romita. Studiosi, ricercatori e importanti figure istituzionali si sono confrontati sul PSR e sulle politiche da adottare in agricoltura in vista della nuova PAC. Abbiamo modificato, voglio dire, abbiamo enormemente migliorato con un gioco di squadra che in Europa, grazie a Dio, funziona a prescindere dalle vicende politiche italiane, perché... La politica agricola comune è addirittura d'arrivo, la nuova PAC a partire dal 2016, ma l'ultimo trilogo si terrà la settimana prossima e poi a novembre sarà approvata definitivamente in plenaria, con grandi ed importanti novità per la nostra agricoltura pugliese e meridionale, ma anche con grandi miglioramenti rispetto alla proposta iniziale del commissario Ciolos. Questo ci dà speranza, ma dobbiamo creare le condizioni perché il territorio sappia raccogliere le sfide che l'Europa lancia e le opportunità che le sfide mette a disposizione. Occorre superare una logica di frammentarietà e di contrapposizione che ha fatto debole e troppo diviso il nostro sistema. Occorre lavorare per un'agricoltura competitiva che stia sui mercati e che sappia invadere i mercati nazionali ed esteri con dei prodotti che sono di eccellenza e di qualità. E questa è la prospettiva che l'Europa disegna e a questa prospettiva che la nostra agricoltura deve guardare sapendosi organizzare in questa direzione. Penso che l'agricoltura e i passi da fare nella ricerca debbano essere proposti dalla base. Ci sono delle necessità che arrivano dalla base. I nostri progetti, i progetti che vorremmo implementare, che incoraggiamo a implementare, sono dei progetti bottom up che arrivano dalle necessità, dalle osservazioni, dalle intuizioni della pratica agricola. Per cui aspettiamo anche dei suggerimenti dalla pratica agricola. Diciamo, tutti i sistemi produttivi del comparto agricolo hanno bisogno di innovazione. Ieri si è parlato del sistema olivicolo che viene in qualche maniera ritenuto un sistema antico e quindi c'è la necessità appunto di indirizzare risorse e progetti per inserire appunto l'innovazione all'interno di questo processo produttivo, ma non è l'unico. La tradizione e la vocazione che abbiamo fatto riscoprire nel settore della nostra agricoltura e di conseguenza nel settore anche enogastronomico va abbinato appunto anche all'attività di innovazione, che è fondamentale soprattutto per intervenire anche sui bilanci delle aziende, cioè per ridurre i costi di produzione. Questo confronto naturalmente scaturirà tutta una serie di esigenze che noi riporteremo, così come già stiamo facendo, sul tavolo del Ministero. Come coordinatore
degli assessori regionali posso garantire che il percorso è già avviato, siamo nella fase di determinazione della PAC, nella quale PAC appunto c'è proprio il processo innovazione che è un processo di fondamentale importanza e stiamo anche cercando di utilizzare anche le risorse dedicate appunto al PSR anche su questa materia, sul comparto dell'innovazione che ormai legata anche al mondo scientifico, al mondo universitario per noi è ritenuto fondamentale. Vedete il successo che si è avuto anche con l'innovazione che si è introdotto nei processi del sistema vitivinicolo, queste nuove tecnologie che si utilizzano anche nelle cantine ma anche nella stessa raccolta dell'uva. È frutto appunto di studi e di innovazione che hanno portato appunto al successo che tutti quanti conosciamo. Quindi dobbiamo continuare con questa logica e soprattutto essere bravi a utilizzare tutto quello che in questo momento la PAC ci mette a disposizione, ma anche il PSR, per inserire questo processo all'interno dei fattori produttivi.